Benissimo, e ci siamo. Mattina stupenda, sole a Muri, siamo a Melito di Napoli, amministrative 2021. Il Movimento 5 Stelle in questa occasione è in coalizione, c'è una candidata sindaca, bello dire sindaca perché ovviamente noi abbiamo la nostra guerriera Virginia Raggi che anche ha sdoganato questo termine. Ovviamente lei è la sindaca per eccellenza del Movimento 5 Stelle, ma anche in generale è la sindaca per eccellenza, perché Roma è un macello, Roma è difficilissima, Roma è enorme, Roma è come se fosse una regione in realtà, proprio per la sua ampiezza, non soltanto come territorio ma anche come numero di persone. Bene, ecco, ci siamo quasi, ci stiamo avvicinando al comitato elettorale, siamo in attesa del presidente Giuseppe Conte. Ecco, in questo caso c'è un nostro portavoce, eccolo, ecco, Salvatore Micillo. Buongiorno. Salvatore, benvenuti a Melito. Grandioso, bellissima giornata. Bellissima giornata, una grandissima domenica, il nostro presidente sta girando in lungo e in largo, piazze piene, calore, davvero sono tanti cittadini che gli stanno dimostrando tutto l'affetto che merita. È vero, io ieri ho visto delle piazze stupende, una per tutte. Battipaglia, anche Salerno, visto che è andata benissimo. Salerno, anche andata benissimo. E fece anche la mozzarella di Battipaglia, giustamente. È buonissima. E anche questa domenica si prospetta davvero entusiasmante. Sì. Ma stiamo vedendo che dappertutto i cittadini hanno capito bene che persona è il presidente Giuseppe Conte. È riuscita a decriptare il messaggio che lui, nel periodo in cui è stato il Presidente del Consiglio, nel periodo più difficile della Repubblica Italiana, ecco, i cittadini hanno capito che persona è pragmatica da un lato e umana dall'altro lato. E sto notando ovviamente al sud le nostre zone tanto da lui, ma anche al nord, che è un profilo che davvero mette d'accordo tutti. Questo davvero un valore aggiunto del Movimento 5 Stelle merita di avere. Lo ha dimostrato come Presidente del Consiglio, lo ha dimostrato come leader politico, è davvero la persona giusta al momento giusto. È vero, è vero. Noi vi auguriamo una buona domenica, ovviamente Sergio vi seguirà tutta la giornata, seguiteci perché davvero sono giornate intense. Molto intense. Salvatore Micillo. Sergio. Bene. Buongiorno. Benissimo, e quindi ci siamo quasi, quindi come dicevamo, quello che sto notando è che le persone hanno capito bene l'animo del presidente Conte, quindi una persona che si dà tutto se stessa, quindi realmente questo messaggio è passato. Ecco, adesso ci stiamo incamminando sempre più vicino alla sede del comitato elettorale di Dominique Pellecchia, quindi la candidata sindaca. E allora ci avviciniamo ancora di più. Ecco, ovviamente noi siamo in attesa che venga il presidente Conte. Lì, come vi ho fatto vedere anche questa mattina, non so se a voi di Facebook o su Instagram, comunque c'erano i preparativi, molto simpatico come sempre gli attivisti che si danno tantissimo. Stavano preparando la strada, quindi con le bandiere, è una cosa che emoziona, è una cosa che ci fa ritornare sempre con i piedi a terra. E poi ieri sera, non so se dobbiamo cercare qualcuno che lo abbia il volantino, ma fermo restando che molto spesso tutti quanti noi comunque diamo una mano. Dovrebbe venire alle 9, adesso che ore sono? Sono le 9.30, ok, allora è giù di lì, anche perché c'è tutto lo staff, sono già qui. Professo di là, va? Bene, noi permettete andiamo di là, ci siamo quasi, e ecco, una delle nostre attiviste
Antima, buongiorno, come va? Tutto ok, qualcuno direbbe. Attenzione, c'è un'auto. Antima, Milito di Napoli, una realtà molto difficile, è un appuntamento per il presidente Conte, quindi veramente la sfida, anche perché ieri abbiamo visto delle piazze strapiene, abbiamo visto la gente che effettivamente sta decriptando il messaggio di Conte, anche quello che ha dato durante la sua gestione. Vicinanza al popolo, perché mi sono in un momento estremamente difficile, ma sì, ovviamente che adesso c'è un incontro territoriale anche di attesa, soprattutto di attesa. Da queste attese del popolo poi devono muoversi le nuove amministrazioni e cercare di porre in essere tutti quegli strumenti che anche grazie a Conte sono partiti da questa del post-pandemia e quindi di un'ottima gestione di quello che sarà nel giorno che verranno per le rinascite territoriali. Ci sono territori locali, Sergio, che tu sei sempre vissuto, ci sei sempre stato molto vicino, ma sono territori difficilissimi, territori in cui praticamente ormai il tessuto sociale non esiste più, la rete sociale non esiste più. Vanno avanti con le poche associazioni di volontariato che ancora tengono accesi i pali su quelle che sono le criticità territoriali, le famiglie in stato di povertà assoluta, la periferia di Milito è una delle più difficili, milioni diciamo delle ex in casa 219, sono territori in cui vige la malavita in modo incontrastato. La scuola che non ha tutti gli strumenti per anche per seguire quello che è praticamente l'abbandono scolastico, in questi territori ancora esiste tutto. La vicinanza alle persone affette con disabilità, le amministrazioni non hanno gli strumenti per seguire, i servizi sociali sono scarsissimi rispetto alla domanda che viene dal territorio. Per non parlare poi di quella che è la piaga della disoccupazione, il precariato e la non corretta gestione di una politica di inclusione dell'immigrazione, che fa sì che gli immigrati sul territorio siano debiti e siano praticamente mancanza della malattia, non tutti. Non tutti, però capisci il mio discorso, non è un problema degli immigrati, il problema è che le amministrazioni non riescono a gestire quella terra, a rendere l'inclusione di queste persone che possono essere, devono essere. Questo è Melito, ma vicino a Melito abbiamo Sant'Angelo che tu ben conosci, abbiamo la periferia praticamente di Aversa, abbiamo tutti i comuni dell'Interland napoletano che spesso male sono in questa. Guarda, le persone si aspettano da Conte, dal movimento, dalle coalizioni che sostengono praticamente queste amministrative un cambio di rotta, quello che è stato praticamente. Guarda, proprio le osservazioni che facevi, il racconto, mi sembra appunto di sentire proprio lo stesso racconto ieri a Bolla, una nostra candidata del movimento. Siamo a Bravola, siamo accomunati a questa realtà e questo è il tessuto sociale che ci sta appunto, una, come ti accennavo, una candidata del Movimento 5 Stelle a Bolla ci raccontava proprio dell'assenza proprio dei servizi minimi essenziali, soprattutto, che poi lo risentono, soprattutto le famiglie con dei figli che hanno handicap. Proprio immaginiamoci già che non esistono servizi per le persone esatto. Quindi realmente ci troviamo in territori che hanno l'esigenza, hanno il bisogno che lo Stato ritorni a fare lo Stato.
Antima, come sempre illuminante, grazie, grande attivista Antima. Ci vediamo a Sant'Antimo. Bene, il presidente Conte c'è quasi, sta per arrivare. Ovviamente noi siamo qui anche per raccontare le realtà territoriali, l'abbiamo sentito da Antima. Antima appunto vive proprio questo territorio in maniera molto più puntuale, giornaliera, diciamo. Bene, noi ci siamo quasi, vi volevo portare con me, venite, perché in realtà io vedo che c'è anche un altro collega, portavoce, che è qui, a Merito di Napoli, e ovviamente questa sera noi saremo come tappa finale a Santa Maria Capo Avete. Eccolo, Santillo. Ho il mio collega Santillo qui a Merito di Napoli. Sì. Il presidente è quasi arrivato. Stiamo aspettando, non vediamo l'ora, guarda quanta gente alle 9 di mattina. Non è sempre di domenica. La domenica, anziché dormire tutti quanti qua ad ascoltare le parole di Giuseppe Conte per dirci perché scegliere i nostri candidati alla presidenza. Cosa è stato fatto, i principali punti realizzati per l'Italia col Conte 1, col Conte 2 e dove sta andando? Il ponte verso il 2050. Ecco, questo è molto importante, dove stiamo andando, perché ovviamente è una fase nuova proprio per il movimento, soprattutto la si può vedere attraverso proprio queste elezioni amministrative che abbiamo scelto di governare, quindi sceglierci dei partner attraverso cui realizzare progetti politici. Esatto, bisogna calare su Merito come nelle altre realtà i 230 miliardi di euro che arriveranno dal recovery plan. Quindi, cari amici, ora è il momento di incidere sulla quotidianità, perché poi che vi lamentate che la strada è dissestata, il bus non passa, la scuola è inefficiente, il servizio di qualsiasi tipo, incluso quello della sanità, non ci sta. Ragazzi, a Merito non funziona niente, ringraziamo che ci votate in Parlamento, ma non ci potete votare per vicende romane e poi chiederci perché si stacca il cornicione o perché c'è l'abusivismo di Dio. Chiaro? Quindi a Merito avete una grande opportunità, perché Conte è garante di questa lista e quindi della candidata di Conte. Appunto, è garante di questo progetto politico. Prima in fuoricampo, sotto campo, ecco, c'è una persona che vive qui a Merito. Appunto, questa è la realtà. Quindi purtroppo servizi inesistenti, anche quei servizi minimi, poi c'è un servizio che per noi è fondamentale da gestire sempre da parte dello Stato in maniera efficiente, che è la sanità. La sanità è fondamentale che lo Stato sia sempre forte e presente, ma purtroppo sui territori non viene assolutamente gestita in maniera puntuale. Ed è importantissimo l'appuntamento elettorale comunale. Quello che dobbiamo fare, dobbiamo smetterla di fare il voto. Ecco, il presidente Conte ha utilizzato di cortesia, io lo chiamavo il voto amico, invece appunto forse la terminologia di voto di cortesia è ancora più ficcante, perché tu fai una cortesia all'altro ma non a te stesso, perché tu stai facendo una cortesia dando un voto alla cieca giusto perché lo conosci, giusto perché magari gli stai facendo appunto una cortesia. Invece bisogna smettere di fare questo ragionamento e votare invece secondo un progetto politico, ossia tu che stai insieme ad altri, qual è il progetto politico? Vediamo se riesce a realizzarlo. Ecco, questo è il ragionamento da fare. Conte qui per dire io sono il garante di questo progetto politico, di queste coalizioni che stanno insieme per amministrare le città dove ci siamo presentati. Badate bene, noi potevamo presentarci anche in altri appuntamenti comunali, ma Conte ha rilevato che non c'erano le condizioni affinché, qualora avessimo governato quel comune o comunque avessimo inserito dei nostri consiglieri comunali, ecco, in questo caso ha rilevato che non c'erano le condizioni per assicurare ai cittadini una presenza seria sul territorio. Bene, seguitemi.
Ecco, qua stanno in attesa ovviamente che il presidente Conte riesca ad arrivare, perché effettivamente dopo che sta tardando. E puntualità. Bene, bene, vabbè, molto spesso lo fermano, che si ferma in altre zone, poi lo fermano, giustamente, purtroppo. E noi ne sappiamo qualcosa. Rimandiamo a quando ma arriva. Ci siamo quasi. Vorrei anche domandare a qualcuno che magari ci potrebbe dare un'informazione più dettagliata. Scusate un attimo, subito vengo. Te lo devo reggere per un po', che va bene. Ma mo stai registrando? Ma c'è mica su pizzeria. Guarda che fai una figura. Dieni, dieni. Assolutamente, un piacere, devo fare. Ci siamo, seguitemi, è importante, magari lo vediamo proprio nel momento in cui entra, scende qua. Rendetevi conto come i cittadini sono riusciti veramente a comprenderlo, a capirlo. È una cosa bella è sentirlo anche, perché si capisce lui come si apre, come apre se stesso, come si mette in gioco. Cioè, si capisce che è una persona vera, ecco, questa è la frase giusta, questa è la frase giusta. Ci siamo quasi. Allora, dovrebbe arrivare da lì, esatto, da lì. Arriva da lì. E probabilmente qualcosa in più le viginesse lo sapranno meglio di noi, proprio precisamente l'orario in cui arriva, o comunque vigile, insomma, perché ovviamente loro devono riuscire a gestire al meglio il defluire del traffico. Bene, però c'è stato poche traffiche in realtà, quindi questo è anche da dire.
però mi hanno detto ci siamo quasi, quindi ecco, sta nel traffico, sta nel traffico. Adesso avrò un'informazione più precisa. Notizie prima mano, come si suol dire in Val d'Aosta, 5 minuti, solo 5 minuti. Nel frattempo io vorrei vedere se riusciamo a beccare anche qualche altro attivista. Venitemi, seguitemi, 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 segui a me, segui, segui, segui a me, segui a me, segui a me. Attenzione, c'è un candidato, un nostro candidato al Consiglio Comunale a Napoli. Ecco, Luca, buongiorno. Anche siamo a Milico di Napoli. Ecco, tu sei uno dei nostri candidati al Consiglio Comunale di Napoli. Mi viene una domanda, ma non stai a raccogliere voti a Napoli? Come mai stai qua? Ma intanto la presenza, grazie per la domanda, intanto la presenza del presidente Conte è sempre un fattore di attrattività e anche la voglia di vederlo dopo la bella performance di ieri. Ma poi anche in ottica di città metropolitana, perché come sai il futuro sindaco di Napoli sarà anche sindaco ex legge della città metropolitana. È importante poi tenere rapporti con tutti quanti i nostri attivisti e sono qui esattamente per questo, ma andrò a Barra tra qualche ora quando comincerà l'evento con Giuseppe Conte a Napoli a Barra e incontrerò lì tutti i nostri concittadini napoletani. Guardate, questa è una sottigliezza, in quello che hai detto c'è una cosa che in pratica io l'ho colta ma probabilmente non viene trasposta. Allora in pratica noi siamo una comunità, il Movimento 5 Stelle è una comunità, oggi Melito ha bisogno di supporto, per cui io, anche se sono candidato consigliere comunale a Napoli, vengo qui a dare un supporto, una mano, perché c'è il nostro presidente Conte. È esattamente questo, nel senso, lo dico ancora più esplicitamente, siamo una grande comunità, questa comunità deve rimanere insieme, soprattutto dopo la tornata elettorale, e quindi è bene ricostruire, riallacciare, rinsaldare dei rapporti politici e crescere tutti quanti insieme. Questo è il senso delle parole anche di Sergio, che io condivido al 100%. Allora, ragazzi, è una cosa stupenda quello che avviene ogni volta che ci sono appunto le elezioni, ci incontriamo tutti per sostenerci. Grazie Luca. Ciao Luca. Bene, bene, di là, bene, di là, bene. Di là prego, sta il sindaco, prego. Candidato sindaco prego, sta arrivando, vai. Vai. Prego. Vai. Vai dove sta il candidato qua. Sindaco a Micillo, vai. Là, vieni. Siamo quasi. Ecco. Lei è candidato sindaco. Allora, lei è il nostro candidato sindaco, ecco, stanno parlando insieme al nostro portavoce Salvatore Micillo. Lei è, eccola, Dominique Pellecchia, è il nostro, la nostra candidata sindaco. Bene, salve, buongiorno, molto lieto. Ti sei presa una bella rogna, come si può dire in Val d'Aosta. Quindi noi qui a Melito, città veramente difficile da gestire, tu ti sei presa veramente un peso enorme. Possiamo, ecco, in un certo qual senso, io, a me piace pensare anche l'immagine di Virginia Raggi, di questa donna che guardandola sembra uno scricciolo,
e poi invece c'ha veramente una personalità molto forte, molto determinata, anche per gestire Roma bisogna essere in questo modo. Ecco, Dominique, questo progetto politico è un progetto politico, è una domanda scontata, ma la faccio, è un progetto politico che è stato messo insieme giusto per raccattare voti o c'è un progetto politico di più ampio respiro? Allora, innanzitutto mi ritrovo una realtà difficile da gestire, ma prima di tutto una realtà difficile da vivere, e quindi questo deve dare a un'amministrazione la dimensione dell'impegno e la necessità e l'impellenza dell'impegno. È chiaro che una coalizione giovane come la mia non può che essere un'amministrazione che sta progettando a lungo raggio, e questo ci dà una forza, un entusiasmo diverso, è chiaro. Il nostro programma per i primi tempi sarà quello di cercare di rendere Melito più vivibile, che adesso non lo è, di cercare di incrementare alcune pratiche, le pratiche verdi, le pratiche dell'ecologia e soprattutto della cultura e della legalità, perché da lì che vogliamo ripartire per un percorso almeno a 5 anni, cioè la progettazione è fondamentale, dopodiché vedremo tra 10 anni cosa siamo riusciti a fare. Guarda, Dominique, mi dai grande speranza, anche perché hai detto una cosa che fa capire la serietà. Progettazione da 5 a 10 anni, cioè non ha detto risolviamo immediatamente i problemi perché qui Melito non si vive bene, no, in maniera molto pacata, in maniera molto seria hai detto, a mio avviso, le parole che fanno intendere la serietà. Quindi grazie per questa rogna che ti sei presa e in bocca al lupo. Questo onore. Viva il lupo. Ciao Dominique. Ciao, è stato un piacere. Guardate, ci vuole fegato, eh. Ci vuole veramente fegato. Vuol dire che dietro quel capello biondo, quegli occhi azzurri, ecco, un viso d'angelo, dietro c'è tanta sostanza e tanta capacità. Io appunto volevo ancora una volta puntare su una cosa. Abbiamo ascoltato le parole della candidata sindaca Dominique Pellecchia, appunto non pronunciare le solite frasi fatte, ma ha detto proprio delle cose che ci fanno intendere che accanto a questo progetto politico dove il presidente Conte ci ha messo la faccia, altrimenti non ce l'avrebbe messa, non si sarebbe assolutamente, uno, né candidato del Movimento 5 Stelle a Melito, due, né fatta addirittura una coalizione. E quindi c'è effettivamente una progettualità, perché guardate, per gestire una città, come appunto diceva appunto Dominique Pellecchia, la prima cosa da fare, perché manca, è la vivibilità, quindi il decoro urbano, la qualità della vita nelle piccole cose, e poi dopo c'è la progettualità è poi quella che mantiene quello standard e quella qualità di vita, e che effettivamente una progettualità si fa 5-10 anni. E quindi realmente ha detto delle cose che fanno intendere che è una persona veramente seria. Ovviamente io non la conoscevo, ma se capisce a tre parole quando di fronte c'hai una signora o diciamo una quacquaraquà, come diceva qualcuno all'epoca. E quindi effettivamente Melito ha una grande possibilità, una grande opportunità di poter avere chi potrebbe risollevare, ma messa in maniera, come dire, normale, nella normalità, la qualità della vita dei cittadini di questa comunità territoriale. Allora ci siamo quasi, guardate quella persona che sta accanto alla transenna, quando si muove lui vuol dire che sta per arrivare il presidente Conte. Ecco, vedete? Sta per spostarla. Vedo che ci sono un pochino di problemi. Ecco. C'è una.
stanno parlando, probabilmente non si può spostare, no, sta lì proprio per essere spostato. Bene, ci siamo quasi. Cioè, signora, se abbiamo sentito un fuoricampo ai Rai 3, sembrano di Rai 3. Fantastico. Bene, ci siamo quasi. Giustamente qualcuno mi potrebbe dire, Osè, ma i 5 minuti sono passati. È vero, ma mi avevano assicurato 5 minuti. Però, giustamente, qualcuno sempre potrebbe dire, ma si dice 5 minuti, giusto per dire tra poco, a breve. Però a Transenne sarà spostata. L'avete visto anche voi? Io l'ho visto. Quindi... Se la transenna è stata spostata, allora vuol dire che ci siamo quasi. Io, se ci avete uno scaletto, perché questo so, riuscirei anche a vedere magari se da lontano c'è la macchina di gol. Ah, ecco, c'è chi mi vuole dare una mano, però giustamente, così mi viene io. Siamo quasi. Se deve fare 10 metri, ci mette mezz'ora. Difatti, anche qui a Melito si doveva fare un pagato. Invece doveva fare un 100 metri, perché ogni volta purtroppo poi ci perde, non credo che riuscirà a fare un percorso. Dietro? Sì, prego. Thank you.
Sono un lavoratore del consorzio di Bacino, sono 8 anni che non prendo studenti, sono, lavoro sulla terra dei fuochi. Presidente della terra dei fuochi. Attenzione alla bambina, attenzione, guarda la posizione. Vabbè, la voce, resta. Comunque io lavoro sulla terra del fuoco. Vabbè, attenzione. Lavoro sulla terra del fuoco. Sono 8 anni che non prendo studenti. Solo 4 accordi. Alla Resist, sono un dipendente della regione Campania. 8 anni, il signor Luigi Di Maio conosce bene la mia storia, la storia di 1700 persone. Ma perché non quando passa? Resist, va bene. No, non siamo stati licenziati, una vecchia politica, tutta, pure 5 Stelle, hanno fatto ciò che scomparivano 1300 persone, un attimo, va bene? Va bene, adesso gliel'hai rappresentato, fammi sentire. Attenzione.
Piano piano. Maro, sempre che allargate lo spazio. Allargate lo spazio. Fate un saluto, Conte! Ragazzi, un po' di spazio, così è pericoloso, c'è sempre le mani. Signori, allontanate i bambini. Allargate lo spazio, signori! Allargate lo spazio! Allargate lo spazio! Signori, allargatevi! Signori, allargatevi! Signori, vi allargate! Signori, vi allargate per favore, allargatevi! Signora, allargatevi, allargatevi! Spazio! Facciamo spazio, dai! Allargatevi, signori! Signora, 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 allargatevi! Un po' di spazio, un po' di spazio! Un po' di spazio! Allargate, allargate, allargate! Dai, un po' di spazio! Signori, allargate! Signori, spazio, cortesia! È pericoloso! Dai, spostatevi! Dopo facciamo le foto e facciamo. Dai. Adesso spostiamoci! Spazio! Attenzione a questo, attenzione a questo! Dai. Fate passare, fate passare! Facciamo il corridoio, devi stare attento. Sì, sì, sì. Attenzione, attenzione. Fabio, tu sei più sembrato di noi. Mettili in ginocchio. Però dovete camminare retrante. Dobbiamo entrare. Un po' di spazio. Mettili davanti. Un po' di spazio. Dai, che mettete qui. Entrate. Fate sentire il vostro calore, Milito, c'è! E allora ci siamo, forte l'applauso! Grazie a tutti per essere qui, veramente. Io mi presento, sono Anna Pugione e sono candidata come capolista nella lista del Movimento 5 Stelle a sostegno della nostra candidata sindaca Domenica Vecchia. La nostra lista è una lista formata da giovani, preparati, combattenti, ma soprattutto con un grande cuore. In questi giorni abbiamo girato tanto il nostro territorio meritese, l'abbiamo fatto con la sindaca, l'abbiamo fatto con i nostri amici di coalizione. Ed è stato veramente bellissimo perché abbiamo potuto spiegare il nostro programma a tutti e soprattutto far capire la nostra idea di merito. La presenza qui del professor Conte, del presidente Conte è fondamentale, è un messaggio forte, questo significa che Melito non è più abbandonata, Melito non è più solo, Melito è amata, è attenzionata ed è giunto adesso il momento che il popolo maltese abbia il proprio riscatto. Un'ultima cosa e poi concludo. Questa è la coalizione che lavorerà solo ed esclusivamente per il bene dei cittadini melitesi. Passo la parola alla nostra sindaca. Votate il 3 o 4 ottobre, sostenete Domenica Vecchia e votate Movimento 5 Stelle e la nostra coalizione. Grazie. Buongiorno, buona domenica a tutti. Presidente, l'orgoglio più grande stamattina è vedere una Melito per bene in piazza. È quello che noi ci auguriamo di vedere ogni domenica. Donne e uomini e soprattutto bambini, carrozzini, ho visto mamme senza paura con i carrozzini venire qui.
è quello che noi ci auguriamo ogni domenica, ogni pomeriggio, ogni volta che possiamo vivere il nostro territorio, perché questo faremo, noi restituiremo il nostro territorio ai cittadini. Presidente, grazie, grazie per la sua presenza, grazie, perché questo ci dà una speranza in più, ci dà una forza in più. Domenica prossima si vota, domenica prossima tutti noi abbiamo il diritto e il dovere di andare a votare. E come ho fatto all'apertura, lo ripeto oggi, io vi chiedo un voto per la mia coalizione, un voto per ogni mio candidato, un voto per una nuova Melito. Oggi che giorno è della settimana? Siete svegliati presto per venire qui. Io vi ringrazio tanto, tra l'altro siamo arrivati anche in ritardo, grazie, perché questo è un grande gesto di attenzione. Di solito domenica uno ne approfitta per riposarsi un po' di più. Siete grandissimi, siete di un calore che veramente mi emoziona. Vedete, però voi dimostrate una cosa, che c'è tanta voglia di politica, ma di politica buona, di politica buona politica. Quindi non è vero che questo paese, ce lo descrivono a volte come è un paese che non è più interessato alla politica, un paese che mette tutti sullo stesso piano. No, voi siete qui e avete voglia, ma di buona politica. E noi questo vostro sentimento, questa vostra istanza, questo vostro bisogno lo sentiamo dentro, lo sentiamo dentro e capiamo, leggiamo nei vostri volti, io leggo nei vostri volti, sto girando tutta l'Italia come sapete, a nord a sud, centimetro quadrato per centimetro quadrato, e continuerò anche dopo queste scadenze elettorali, vi sorprenderò perché mi ritroverete anche dopo. E leggo nei vostri occhi, leggo anche, dico la verità, la delusione per tante altre volte quando ci avete creduto e poi non c'è stata una conseguenza. Leggo anche la frustrazione di tanti passaggi andati a vuoto. E allora però vi invito a considerare, anche voi dovete fare la vostra parte. No Presidente, noi siamo venuti ad ascoltare le promesse, no, vi deludo oggi, qui non ci sono promesse, io sono venuto addirittura a sollecitare voi, voi ognuno di voi. Ma ecco perché sei un grande! Vedete, noi chiediamo tanto, no, dalla politica, però spesso assumiamo un atteggiamento sbagliato. La politica è altrove, noi deleghiamo e poi ci aspettiamo la soluzione di tutti i problemi. E delle volte dobbiamo anche interrogarci però se questa frustrazione che abbiamo avuto in passato, in qualche modo l'abbiamo anche noi contribuito a un risultato che non ci ha soddisfatto. Vi faccio un piccolo esempio che sembra una fesseria. Io non voglio mettere in imbarazzo nessuno. Ma venendo qui c'è stata una calca calorosa, avevamo schiacciato fuori. E c'era una signora, giustamente i selfie, selfie. Cioè, Presidente, sentivo di gridare dietro, un selfie, devo andare via, devo portare mia figlia a scuola. Ma oggi è domenica. E allora vi faccio un esempio, no? Se noi chiediamo ai politici di non fare promesse, se chiediamo ai politici sincerità, diteci gli impegni che potete assumere. Non posso dire, fammi il selfie che ho la figlia che deve andare domenica a portarla a scuola, capito quello che voglio dire? Cioè noi dobbiamo, ognuno di noi, io dico abbiamo avuto questa pandemia drammatica, drammatica, ci ha sconvolto. Approfittiamo anche perché ci trasformi in meglio, ognuno di noi. Perché se ognuno di noi si trasforma in meglio dopo quello che ha vissuto e ci sono le condizioni, perché non possiamo far finta che non è successo nulla. Abbiamo sofferto tutti,
Abbiamo sofferto perché non avevamo i soldi, abbiamo sofferto perché c'era un disagio sociale diffuso, abbiamo sofferto perché... E certo che abbiamo... vorrei vedere, signore. Vorrei vedere quello che deve avere coscienza per stare lì e non soffrire con tutti i nostri morti ogni giorno. Abbiamo pianto, stiamo piangendo e piangeremo i nostri morti. Abbiamo sofferto anche per un disagio psicologico nelle famiglie. Avete visto? Quando mai una famiglia si è ritrovata tutta insieme costretta a vivere in poco spazio, semmai? Tutti abbiamo invidiato chi ci aveva le ville, parchi pubblici, parchi privati, ville con tante... e si lamentavano pure loro. E no, ve lo dico perché purtroppo la felicità non è data dai beni materiali, no? Quindi io, conoscendo tante persone ricche, voi non dovete pensare che uno è ricco ricco, c'ha la villa su 5 piani e tutta la felicità in famiglia, non funziona così. Anzi, la mia esperienza, io ho visto più sorridere nei miei viaggi, sapete dove? In Africa. Io tengo questi bambini che non hanno nulla e sono sorridenti e sembrano che hanno la felicità in mano, hanno la felicità in mano. Quindi attenzione, detto questo però, veniamo al dunque. Io sono qui anche... Oh, sai che ti invidio? Io ho perso la voce, ti invidio anche la voce perché sei un baritono, sei. Allora, io dico, la faccio in breve. Io sono qui per dire che dipende anche molto da voi. Non potete delegare e far finta di nulla. E vi dirò anche di più, che dipende sicuramente anche da quel segno che mettete. Ma dipende anche dal fatto che molti non mettono neppure il segno. E pensate, uno dice, ma io mi lavo la coscienza, non credo a nessuno. Però attenzione, quando tu non metti il segno, deleghi a quelli che mettono il segno nell'urna la tua decisione. Pensateci, se tutti coloro che non mettono il segno e l'astensionismo è elevatissimo decidessero di andare tutti a votare, vedeste come cambierebbe il quadro politico. Ora però il problema qual è? Sto segno che cosa corrisponde? Non ti devi abbandonare mai. Però aspetti prima di non abbandonarci cerchiamo di capirci, perché noi non è che possiamo andare avanti, signora, a simpatia, perché dice io sono simpatico, io ne parlo, la guardo negli occhi, sì, perché sono bello. Che ci facciamo che sono bello? Io dobbiamo fare la sfilata, signora. No, la questione è un po' più complessa. Attenzione. Noi, quando mettiamo una X, noi dobbiamo avere dietro un'idea di questa città, di che cosa vogliamo per questa città. Se non ce ne rendiamo conto, è grave. E allora poi non ci dobbiamo meravigliare che per decenni e decenni qui le cose in Italia non vanno bene. Quando mettete una X, io dico, non la dovete mettere per fare la cortesia all'amico, al parente, al conoscente. Bravo! Se a noi ci volete mettere le X così non le vogliamo, non mi spaventate. Se volete mettere una X con questo spirito, con questa intenzione, tenetevela, perché quella X noi non sappiamo che farci. Noi vogliamo una X di convinzione, non di cortesia. Non perché conoscete, non perché Conte è simpatico, non perché Domenica è simpatica, Anna sono simpatiche, eccetera, sembrano brave. No! Che progetto portano per questa città? Allora, la sicurezza è importante, la poniamo al centro come obiettivo prioritario, ci rendiamo tutti conto che qui c'è un problema di sicurezza. Quanti sono i vigili? 6 mi pare, 5, poi sono diventati 5, ogni giorno che passa domani diventano 4. Allora, se c'è un problema di sicurezza, partiamo dalle cose piccole. Se c'è un problema di sicurezza, possiamo noi gestire una città così grande, una comunità così grande con 5, domani diventano 4, dopodomani 3? Possiamo noi pensare che il problema si risolva che voi ogni giorno andate nelle caserme a fare le denunce, gli esposti, eccetera? No, quindi adesso è un problema della collettività.
ma anche voi. Non è che qui arriva il sindaco e vi ha risolto il problema. Voi anche dovete tirar fuori la vostra coscienza, anche civica, morale, e tutti insieme bisogna lavorare alla sicurezza. Qui c'è un problema di gestione di rifiuti? Perfetto. Come lo si risolve? No, allora chiappiamo il nuovo sindaco e diciamo risolvetecelo. No, a come si risolve? Perfetto, allora iniziamo. Faticosamente, all'inizio è difficile, attenzione, all'inizio è difficile, ma l'unica strada che ci fa risolvere in modo duraturo, strutturale, il problema della gestione dei rifiuti, bisogna partire dalla differenziata. Allora, perché se no vi vengono a cantare le storie, ve le hanno cantate per anni, ma non ci dobbiamo far prendere in giro. Noi i dossier li studiamo, portiamo soluzioni concrete. Se non si parte dalla differenza, la differenza, oh che rottura, oh mamma mia, la differenziata, sacchetti qua, sacchetti, ma mo mi imbroglio, faccio le prime volte, le seconde volte. Tra l'altro, se ci avete giovani in famiglia, vedrete che sono quelli che vi aiutano di più, perché sono quelli più sensibili, giusto? Più di noi, vero? Perfetto, mettete a lavorare i giovani in famiglia, figli, nipoti, eccetera. Ehi, sistemami qua questa differenziata, spiegami bene, inizia a farla tu che poi continuo io. Dopo un po', se si arriva a una differenziata, piano piano il problema della gestione dei rifiuti in un mandato di 5 anni, vedete come migliora progressivamente. E così via. Cioè i problemi si affrontano così. Chi viene qui a cantare storie, evidentemente lasciatelo fare il cantante. La politica, la buona politica, quella con la P maiuscola, è quella che conosce i problemi, li affronta seriamente, non fa promesse irrealizzabili, perché le promesse irrealizzabili producono effetto di frustrazione. Non andate più a votare o mettete le ex sopra per cortesia, e quelle per cortesia, quei voti per cortesia ci hanno fatto molto male. Noi vogliamo un voto per convinzione. Per convinzione. Se non siete convinti, non ci votate, perché quel voto non serve a nulla. Attenzione, anche per questa città, voi state votando peraltro in questa fase storica, state dando un voto, ecco perché spero che sia per convinzione, molto importante, perché per la prima volta nella storia del nostro paese abbiamo un tesoro da spendere, e questo tesoro riguarda anche questa città, quindi la squadra che si insedierà nel palazzo del comune il giorno dopo il voto sarà una squadra, cari miei, che deciderà tante cose. Innanzitutto sarà una squadra che sarà, se sarà in gamba, sarà in linea con quelli che è il nostro progetto più generale, che ricordatevi che il piano nazionale di ripresa e resilienza all'80% l'abbiamo predisposto noi, adesso poi è stato completato dal governo Draghi, ma tutti gli obiettivi, tutte le missioni le conosciamo a memoria, le abbiamo predisposte noi. Quindi se si insedia una squadra all'altezza del compito storico, voi avrete una squadra che presenta progetti, una squadra che partecipa ai bandi, una squadra che apre cantieri. Se voi invece nominate persone, e ce ne sono, ma si spostano da una lista all'altra, o parte all'altra, diciamo che a secondo del momento storico cercano di capire qual è il colore politico migliore per intercettare le vostre X, di cortesia però, non di convinzione. Giusto perché domenica vi lasciamo lì, la prossima volta vi vogliamo qua. Allora dicevo, questo è il tema, si apriranno cantieri per realizzare una vera transizione ecologica,
per portare energie rinnovabili, perché sono quelle che ci salvano il pianeta, per la transizione digitale. Qui dobbiamo portare internet a tutti, dobbiamo cablare questo paese, anche questo paese. Per il dissesto idrogeologico, noi abbiamo una terra martoriata, la sanità, adesso dovevamo aspettare la pandemia per constatare come in passato perfettamente ragione, con la sanità sono venuti fuori tutti i nodi al pettine, si è visto come, l'abbiamo toccato con mano quasi, no? Come una politica sanitaria portata avanti per anni non abbia funzionato. Noi dobbiamo investire nelle strutture pubbliche, dobbiamo rafforzare le strutture sanitarie ospedaliere. Dobbiamo rafforzare la medicina territoriale, quella di prossimità. Noi non possiamo smantellarla, perché sennò rimaniamo, non è che possiamo pensare di andare solo per le prestazioni ospedaliere. Dobbiamo avere cure e assistenze domiciliari. Ma guardate che l'abbiamo iniziato a fare durante la pandemia e adesso nel piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono fondi importanti in questa direzione. Abbiamo fatto tanto anche durante la pandemia, ci sono tante misure, tante agevolazioni che rimangono, abbiamo investito nella scuola, nell'istruzione, qui i ragazzi e le ragazze devono avere un'istruzione di qualità, è perché si viene qui, è un'istruzione inferiore di standard ad altri luoghi. Noi abbiamo tanti progetti, ma sono progetti concreti, forse sono progetti che non sono mirabolanti come mi descrive qualcuno, perché non facciamo promesse. Però ricordate, quella X corrisponde a una squadra che il giorno dopo sarà in condizioni di partecipare a bandi, presentare progetti a misura, e dobbiamo solo decidere. Perché la vecchia politica, sapete che fa? La vecchia politica, quando non è che non presenta progetti, attenzione, però cosa fa? Incontra imprenditori amici, incontra gruppi, lobby di potere eccetera, e si mettono a tavolino e decidono quali sono i progetti. Ma noi decidiamo con voi, noi abbiamo un altro metodo, noi non ci mettiamo a tavolo preventivamente con gli imprenditori, noi decidiamo quali sono i progetti per voi e poi facciamo bandi e poi facciamo gare per vedere chi è più idoneo a realizzare il progetto destinato a migliorare la vostra qualità della vita. Questo è, se aspettavate promesse oggi vi deludo, però vi abbraccio forte e vi dico che la politica siamo noi, ma siete anche voi, siamo tutti noi, quindi qui c'è un progetto concreto, solido. Voi sapete che il Movimento 5 Stelle adesso c'è questo nuovo corso in alcune città, pensate, la nostra asticella è molto alta, per non deludervi abbiamo deciso anche di non presentarci, abbiamo fatto anche un grande sacrificio a volte, pensate che c'è stato un lavoro anche di crociera, poi all'ultimo tutti insieme con gli amici abbiamo deciso che non era una proposta politica all'altezza delle aspettative della cittadinanza. In alcune città noi non ci siamo, non ci trovate. Quando ci siamo vuol dire che la proposta è una proposta che la possiamo presentare, la possiamo guardare negli occhi e possiamo mantenere lo sguardo. Va bene? Un abbraccio forte! Thank you.
Sì. E allora diamo una dimostrazione al presidente Conte, anche dell'organizzazione, lo so che tutti voi volete la foto col presidente, volete la foto col presidente. Facciamogli ancora un applauso fortissimo. Chiediamo di essere organizzati.